Parlavamo del discorso di GTA 6, che probabilmente adesso siamo in un periodo accettabile per pubblicarlo, perché diciamo che la cosa del politicamente corretto è un po' meno intenso, un po' meno forte rispetto a come era gli altri anni, e che probabilmente questo gioco, diciamo, lo hanno tenuto fermo a causa della situazione che hanno avuto negli Stati Uniti per tutto questo tempo, e si spera che adesso riescano in qualche modo a tirarlo fuori, no? Ma io non penso che sia stato tenuto in caldo per il politicamente corretto. Io penso che avrà dentro di sé del politicamente corretto. Non so GTA? se avete visto i leak del Cosa hai 6. visto Ma di politicamente corretto? tempo fa c'erano dei leak che mostravano alcune fasi di gameplay off screen, se non mi sbaglio. E c'era una donna protagonista, una donna forte, non ho capito, una roba del genere. Comunque si avvertiva il tanfo. Allora, io vi faccio uno scoop, va bene? Una Sì, preview, ok, doveva essere ok? pure un poliziotto, ne dovevi Invece accertare. Non lo invece di so. essere, invece di essere poliziotti corrotti, ubriaconi, spacciatori, ladri, truffatori, rapinatori, il cast, no, del 5, adesso avremo donne di varie etnie, tutte quante praticanti religioni diverse, Saranno tutte vegane, no? tutte Probabilmente. ovviamente ultra vegane con cani al seguito, perché devono avere Voglia. almeno un cane nella borsa col cappotto, sai, quei cagnolini col Il cappottino, cappellino. queste cose, e vanno a fare commissioni e parlano e si Dai, invece qualificano dei come furti tipo delle rapine ci tre. mettono le Sai, belle. commissioni. Io farei davvero mod subito così, dai, sarebbe stupendo, anche per il 5, una bella mod dove devi fare Barbie crea la moda invece che squartare la gente a sprangate con la mazza da baseball. Chissà come si vogliono giocare invece il discorso del live, della variante live service di GTA. Perché presumo che ti erano. Resteranno l'online, non quello che c'è, metteranno delle nuove aggiunte. Dici che Dai, lasciano il quello, 5? quello. No, GTA online non è legato al 5, La mappa è no? quella. Sì, la stessa mappa di. Metteranno forse un'altra mappa? Non penso che abbandoneranno quello. Ma ancora genera Un abbastanza profitto tecnicamente. aggiornamento, un qualcosa nei contenuti del 6, dare l'opzione, la nuova città. Mi fa un po' specie il pastrocco che sono riusciti a combinare con Red Dead Redemption Online, no? Che non so neanche se è ancora aperto, onestamente. Continuano a venderlo, questo è poco ma sicuro. Credo Ma è. sia aperto, non so quanto Sì. successo abbia e quanto È revenue stato faccia. disastroso, Sì, il disastroso. lancio è stato veramente brutto. Era uscito in beta, se non mi sbaglio, una specie Voglio di beta. dire, Io l'ho provato, poi l'ho facendo con droppato. quell'esperienza, no? Cioè, Sì, avendo dovevi già un spendere titolo soldi. dovevano soltanto cambiare l'ambientazione invece che i palazzi, gli alberi e i panorami. Sì, Ma è peccato strano. perché Red Dead 2 era fighissimo. Red Dead 2 è uno dei migliori giochi degli ultimi, penso, 5 anni. A me È uno dei migliori più di open world 5. in assoluto. Benissimo, a me mi irrita, l'ho provato poco perché mi irrita l'assenza di intelligenza artificiale, cioè i combattimenti sono veramente. Non ha senso, tu mi crei, perché vi ricordate che quando uscì si parlò, no, della la maniacale attenzione ai dettagli, il Le cavallo che. routine Sì, comportamentali. il cavallo che caca e cose del genere. E poi tu vai e stermini, vabbè, centinaia e centinaia di cattivi, questo ci mancherebbe. Ma che stanno, hanno un carro, no? Ti Sì, è sparano, vero. tu gli spari e loro non è che si accasciano dietro al carro, no, stanno lì in piedi, cioè non ha senso. Vabbè, Prima guarda avrei al gameplday l'intelligenza e dopo alla cacca artificiale. del cane. L'unico appunto che faccio io a quel gioco è quello lì. Per il resto, Ma non ci sono giochi oggi. narrativa, avventura, tutto quello che vuoi. Ma non ci sono oggi giochi comunque dove l'intelligenza artificiale è veramente figa. Cioè, o tu trovi una cosa con dei moveset come può essere un Dark Souls, complessi, disegnati bene e tutto il resto, ma se Ma lì parliamo di già. intelligenza. Non è un'intelligenza, hanno una palette, no? Un panorama di abilità più o meno va ampio, che per Vampio. carità gli offre. Sì, no, alcuni ce l'hanno, insomma, ci sono i mob trash che hanno due mosse, però se ti, quattro mob in Dark Souls ti sdrumano, cioè Sì. cosa fare mentre Red Dead
affronti con la tua pistoletta a 6 colpi, perché il periodo è quello, un esercito intero di banditi e li stermini. Cioè. Fa strano che, secondo me, che i giochi con l'intelligenza artificiale figa, come per esempio Fear, siano usciti decenni fa. Half-Life. Ci stavo pensando anch'io. Half-Life. Ancora prima, lo stesso Halo. Halo, il primo Halo era accettabile. Il primo Halo io ricordo idea. Il primo Halo, quelli con lo scudo, quegli altri stavano dietro, cioè facevano qualcosa. Quindi, il primo Halo ricordava il primo Unreal, se ci avete giocato. Quello con che dei mi viene mod da dire, che avevano buone routine, sì. Che mi viene da dire è: la colpa è nostra, ci accontentiamo e compriamo, continuiamo a comprare e spesso ricomprare. Una volta c'erano dei giornalisti che evidenziavano il double dipping, adesso te lo vendono 5 giochi 5 volte e nessuno dice niente, e la colpa alla fine è dell'utenza. Se l'utenza sì, vabbè, perché comunque se giochi un Red Dead non lo vai a guardare più di tanto, no. Comunque intelligenza artificiale anche in tanti giochi che magari sono accompagnati da altro, se il gameplay è piacevole tendi a notarlo di meno. Rockstar non ha mai toppato con le sue uscite, ha fatto prodotti più o meno venduti, ma cioè io sempre per problemi, cose enormi. Io per problema, allora, gli americani sono estremamente faziosi, va bene? Se il prodotto in questione fosse, Dio non voglia, cinese, vai tranquillo che ti chiamano il presidente davanti a una commissione dell'azienda che produce, davanti a una commissione di senatori. Ma se si tratta di far incassare altre decine di miliardi a un'azienda americana, vai tranquillo che sì, un po' di cose, un po' di qualche recensione bigotta, qualcosa del genere, ma per il resto sì, anche io mi aspetto un patacchino, sì, un patacchino, un advisor, un qualcosa e non penso che ci sarà molto altro, onestamente, a parte questo.